Gente di Mare, la festa regionale di Con in programma a Manfredonia, entra nel vivo e tra dibattiti, incontri culturali e conviviali offre interessanti spunti. Maria Teresa Valente, presidente gruppo Con Manfredonia. E questo evento è stato sicuramente anche un modo per ritrovarsi e parlare di temi che erano stati un po' accantonati. Se ne parla sui social, ma sicuramente un confronto dal vivo, parlarne dal vivo non è la stessa cosa. E l'evento Gente di Mare sta dando anche questa opportunità e pare appunto che i manfredoniani ne siano contenti. E sul palco di Gente di Mare ha tenuto banco il dibattito politico sul civismo come risposta alla crisi dei partiti. Per Gianfranco Lopane, consigliere regionale gruppo Con, il civismo deve essere un elemento di congiunzione e non un'alternativa. Beh, più che un'alternativa deve essere un elemento di congiunzione fra i partiti, fra le forme intermedie che i partiti hanno storicamente rappresentato e i cittadini. Il civismo è anche un modo di trovare una sintesi fra queste anime. È necessariamente importante dare un'organizzazione alle forme di rappresentatività. Il civismo che Con si sta intestando come programma proprio amministrativo nei vari comuni nei quali saremo presenti è un civismo che punta ai cittadini, punta alle proposte per le città, proposte concrete, ma non perde di vista le politiche nazionali e internazionali, mai come in questo momento. Lo sguardo deve essere sia alla concretezza dell'amministrare cittadino, ma anche ai valori che possono esprimersi in politiche un po' più ampie. Quindi il civismo come elemento di sintesi fra le città e le forme politiche che in questo momento sono un po' in affanno. Con alternativa al PD? Con non è un'alternativa al PD, Con ha tutto l'interesse e l'opportunità di collaborare col Partito Democratico e con gli altri partiti organizzati. Non vogliamo con Con sostituire i partiti che già sono presenti, ma vogliamo insieme al Partito Democratico, insieme agli altri partiti del centro-sinistra, costruire una forma politica che possa essere rappresentativa della nostra Puglia, ma anche a livello nazionale. Si è parlato anche delle prossime amministrative di Manfredonia. Maria Teresa Valente commenta così l'auspicio del presidente Emiliano di ricompattare il centro-sinistra. Noi lo speriamo perché comunque il suggerimento del presidente Emiliano, quello di unirsi e di fare squadra, è giusto, perché da soli diventa tutto più complicato. Però bisogna anche capire determinate dinamiche, come possono confluire in una coalizione che possa essere solida e seria. E noi speriamo appunto che questa unione possa esserci, però non dipende solo da noi.